aumentano le views, anche se aumenta il rating, non va bene. La mia conferenza stampa, a un certo punto io sono dietro, è tipo una sala così un po' più piccola, davanti c'è, mi ricordo cosa proiettavamo, i testi, c'erano i testi che scorrevano e in più facevamo sentire i dischi a una cinquantina di giornalisti, no? Fra questi 50 si presenta uno con felpa da hipster, cappello da hipster, barba da hipster, scarpe da hipster, però sui 40, sui 40 anni, 30-40. Allora io sono andato dalla Betty, gli ho indovinato, dal vestito, ho indovinato perché rivista scriveva. Subito, alla subito. Buona la prima. Buona la prima e che avrebbe scritto male. Ho detto, io ti capisco da come è vestito questo, che lui ha gli amici che tentano di fare il culo a me, di prendere il mio posto, sono i suoi amici con cui va a bere la birra e non passano tempo, e passano tutto il loro tempo a dire che merda è Fedez, che merda è J-Ax, perché rosinicano dalla mattina alla sera e tentano da 10 anni di spingere una loro scena che non va. E questo da dietro, scommetti che è uscita subito la recensione, l'unica negativa del Bello Essere Brutto, in anticipo, proprio in anteprima, rompendo quello che l'aveva detto l'ufficio stampa, che aveva detto, non diamo l'anteprima a nessuno, non uscite. Loro sono usciti apposta, tentando, perché loro si ritengono influencer, di influenzare tutti gli altri. Tutti gli altri, è lì che io mi sono incazzato, perché ho detto, io oramai ho 43 anni, sono in sto gioco da un po', capisco cosa state facendo, perché lo state facendo per influenzare gli altri, perché poi...